Sventata dalla Polizia di Stato una truffa per oltre 250.000 euro. Durante alcune indagini, gli agenti della squadra mobile di Torino hanno scoperto l'esistenza di diversi acquisti anomali di diamanti e oro da parte di due facoltosi imprenditori. Questi simulavano di essere titolari di un'importante società di intermediazione finanziaria, società realmente esistente, di cui i due però non facevano parte e di cui avevano clonato l'home page del sito internet inserendo un numero di telefono da contattare per informazioni. Quell'utenza telefonica corrispondeva però a uno dei due arrestati. I due erano soliti giungere agli appuntamenti su autovetture di alta gamma, pagavano regolarmente alcuni ordini di preziosi del valore di centinaia di migliaia di euro con bonifici dall'estero per conto di clienti della società, per poter ottenere così la fiducia degli acquirenti prima di consumare la truffa con il metodo Rip Deal. Lo scorso 27 giugno i due truffatori si sono presentati da un venditore d'oro per completare la trattativa. Dopo aver recitato la loro messa in scena grazie a copia di un bonifico risultato falso e 200.000 euro in contanti contraffatti, si stavano accingendo a uscire dal locale commerciale quando sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, che hanno sequestrato i documenti e i soldi falsi e fermato i due uomini. Si tratta di un cittadino croato di 31 anni, risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Francia per una condanna a 8 anni di reclusione in quanto appartenente a un'organizzazione criminale dedita alla truffa in ambito internazionale, che è stato subito arrestato, e di un complice di 35 anni, pluripregiudicato per truffa, che è stato indagato in stato di libertà.